Salve signori e ben ritrovati sul canale con una lista Edison nuova di pacca. Anche quest'oggi abbiamo una sgangherata creazione del sottoscritto, la quale punta fondamentalmente a non far fare un cazzo all'avversario. Infatti è un mazzo di controtrappole, le quali ovviamente hanno l'obiettivo di, per l'appunto, non far fare un cazzo all'avversario. Purtroppo in Edison la controtrappola migliore e principale è limitata, ovvero Giudizio Solenne, però ce ne sono diverse altre, giocabili a 3 comunque, che per l'appunto possiamo sfruttare in questo mazzo per cercare di bloccare le mosse del nostro avversario. Ma in più c'erano anche diversi mostri che potevano sfruttare le controtrappole, in particolare un paio di fate che vediamo dopo, e il qui presente signor Vandalgion, il Signore dei Draghi Oscuri, credo l'abbiano tradotto. Dunque, Vandalgion è grosso, di livello 8, e può essere evocato anche tramite tributo, se volete, o dal cimitero speciale, insomma, quello che è. Comunque, la cosa più interessante è che lo potete evocare dalla vostra mano dopo che una controtrappola si è risolta. A quel punto lui entra, proprio calato così, tranquillamente, e in base a che cosa avete annullato con quella controtrappola, potete applicare un altro effetto addizionale. Se avete annullato una magia, fate 1500 di danno all'avversario. Se avete annullato una trappola, distruggete una carta sul terreno, qualsiasi. Se avete annullato l'effetto di un mostro, rievocate dal vostro cimitero un mostro, qualsiasi. Direi di non cincischiare oltre e passare a vedere di che cosa si tratta. Come avrete intuito, il numero delle trappole di questo mazzo è abbastanza considerevole, perciò è buona creanza giocare un 3x della Maschera dell'Oscurità, che ci farà riprendere una trappola dal cimitero, la preferita però non è una controtrappola, ma è Cupidigia Insaziabile, perché questo mazzo ha bisogno di pescare molto per vedere il prima possibile, in particolare i mostri che vediamo tra poco. Perciò, nonostante l'effetto negativo di Cupidigia Insaziabile, la giochiamo perché comunque in Edison è giocabile a 3 e possiamo comunque recuperarla di Maschera dell'Oscurità per avvantaggiarci ancora di più del numero di carte pescabili, appunto, grazie alla suddetta trappola. Comunque, ovviamente, Maschera ci prende una trappola qualsiasi al cimitero, perciò potremo benissimo riprendere una qualsiasi delle nostre simpatiche controtrappole. Comunque, i mostri che giochiamo sono pochi ma fondamentali. Per l'appunto, vi dicevo prima che ce ne sono un paio che devono arrivare il prima possibile. Uno di essi è senza dubbio Artemis il Magnanimo. 1600-1700, quindi magari piazzabile anche in difesa una volta che è scoperto, e il suo effetto è che ogni volta che una controtrappola ha finito di risolversi, pescate una carta. Quindi ogni volta che bloccate una mossa dell'avversario con una delle vostre controtrappole, oltretutto vi pescate una carta. E quindi è già abbastanza ovvio il perché Artemis sia così importante che arrivi il prima possibile, perché vi farà avere vantaggio carte che altrimenti perdereste a suon di attivare controtrappole ogni 3x2. L'altro mostro molto importante del mazzo è Meltiel il Saggio del Cielo. Anche Meltiel è una fata, anche Meltiel ha 1600 d'attacco, e l'effetto è che ogni volta che una controtrappola si è risolta, dopodiché vi guadagnate 1000 life points. Poi, nel caso ci sia sul terreno una certa il santuario nel cielo, oltretutto distruggete subito una carta dell'avversario. Quindi l'effetto di guadagnare 1000 life points non ci dispiace tutto sommato, perché altrimenti a forza magari di giudizio solenne o in generale di prendere legnate dall'avversario, recuperare un po' di life points ci sarà utile. Ma oltretutto, ovviamente, l'effetto più forte si applica se c'è il santuario nel cielo, ovvero schiantare una carta dell'avversario ogni volta che una controtrappola si risolve. Quindi Meltiel, insieme al Santuario nel Cielo in campo, è sicuramente un altro dei mostri fondamentali. L'ultimo 3x è per l'appunto quello di Vandalgion, il mostro boss di cui abbiamo già parlato all'inizio, che entrerà abbastanza facilmente perché chiaramente le attiviamo molto spesso e molto facilmente le controtrappole. Vandalgion avrà anche un effetto aggiuntivo sempre abbastanza simpatico. Comunque, per andarci a prendere velocemente il santuario nel cielo, non usiamo terraformare, ma usiamo invece Zeradias, l'alardo del paradiso. Questo per giocare comunque anche qualche mostro in più, che altrimenti sono un po' pochini, anche se c'è da dire che Zeradias potete scartarlo per aggiungervi il santuario nel cielo dal mazzo, tra parentesi, e però si distrugge se è in campo senza il santuario nel cielo, quindi
attenzione a questa cosa, se no per il resto è un 2100, quindi vi può sicuramente servire per menare nel caso ci sia per l'appunto la Terrino. L'ultimo mostro che giochiamo è la giara trasformante, ovviamente ci serve per riempirci la mano, arrivare il più possibile a quello che ci serve, tipo Artemis, i mostri vari, eccetera. Ma in generale con questo mazzo, se ci facciamo una nuova mano dopo aver messo coperte praticamente tutte le nostre controtrappole, se parte l'effetto di giara, per l'appunto riusciamo dopo a fare parecchie porcate e nefandezze contro l'avversario. Ora con le magie faremo molto presto perché sono letteralmente solo due e tutte e due in 3x. La prima è il Santuario nel Cielo, abbastanza ovvio dato che ci serve per attivare l'effetto di Meltiel, e oltretutto, essendo Meltiel e Artemis delle fate, quando combatteranno, se c'è il santuario in campo, non prenderemo danno da combattimento, che non è un effetto così incredibile, ma è sempre qualcosa in più. E poi giochiamo il 3x di Ricastro Goblin, perché per l'appunto abbiamo bisogno di arrivare il prima possibile a quello che ci serve nel formato. Ricastro in Edison è a 3, e perciò ne giochiamo assolutamente 3 per sì, regalare 1000 life points all'avversario non è un grosso problema, soprattutto se poi gli riusciamo a bloccare tutto il resto delle mosse che vuole fare. Perciò ricastro è abbastanza utile in un mazzo del genere. Ora passiamo alle trappole, che per l'appunto occupano praticamente metà del mazzo. Il 3x di Cupidigia Insaziabile ve l'ho già spoilerato, e per l'appunto eccolo qui. Col quale peschiamo due e saltiamo le successive due draw phase. Se ne avete solo una è preferibile non attivarla subito, ma aspettare che ne arrivino almeno due per ovviamente avere effettivamente un vantaggio del pescare appunto di più e saltare le due fasi di pescaggio. Oppure al limite aspettare di avere coperta una maschera dell'oscurità, magari da scoprire nel vostro turno subito dopo aver attivato Cupidigia, in modo che la riattivate prima della successiva end phase dell'avversario per comunque saltare solo due draw phase invece che tre. Chiaramente, quando riuscite ad attivarle tutte e tre insieme, al costo di solo due draw phase saltate, pescate 6, quindi è una cosa decisamente rotta se si riesce a fare. Ora direi che possiamo iniziare con le famose controtrappole. La prima che giochiamo è Caduta Fatale, che è diciamo una di quelle che possiamo attivare senza che l'avversario faccia nulla, perché la possiamo attivare quando pesca, quindi anche durante la sua draw phase, che deve pescare per forza, suppongo. Comunque, l'effetto completo è che quando aggiunge l'avversario carte dal mazzo alla propria mano, anche pescandole, deve scartarne una di quelle che ha appena aggiunto, per l'appunto. Quindi, se abbiamo già Artemis e Meltiel, magari col Santuario nel Cielo e l'avversario ha già qualcosa in campo, sicuramente è da attivare appena pesca, perché gli togliamo una carta, noi peschiamo uno, eventualmente gli spacchiamo qualcosa con Meltiel, bla bla bla. Altrimenti, se non abbiamo uno dei due mostri, possiamo anche non attivarla subito ed aspettare di avere per l'appunto Artemis o Meltiel, e magari attivarla soltanto se l'avversario proprio si aggiunge qualcosa di specifico che vuole, tipo se fa un rinforzo dell'esercito o cose del genere. Comunque questa è la controtrappola che possiamo attivare più facilmente per l'appunto, e che se abbiamo già Artemis in campo sicuramente è da attivare subito, prima che l'avversario ce la distrugga in qualche maniera. Un'altra controtrappola che attiveremo piuttosto facilmente è il 3x qui presente di Annulla Attacco, che normalmente è una carta assolutamente inutile, la preferirli sicuramente Ruggito Minaccioso al limite Uwaboku. Ma in sto mazzo, essendo per l'appunto che ha il simbolino delle controtrappole, ci serve questa. Quando l'avversario attacca, l'attiviamo, annulliamo l'attacco, finiamo la battle phase e ovviamente, essendo una controtrappola, se abbiamo Artemis o Meltiel, possiamo attivare i loro effetti. Chiaramente, sempre essendo un mazzo che altrimenti non gioca mostri particolarmente grossi, a parte Vandalion e tutto quanto, ci può servire anche in generale per bloccare l'avversario per un turno e prendere tempo. Quelle proprio rompicoglioni un bel po', ovvero quelle che annullano effettivamente le mosse dell'avversario, abbiamo il 3x intanto di Corruzione Oscura, la quale annulla una magia o una trappola dell'avversario e gli fa pescare una carta. Se abbiamo Artemis o Meltiel, l'attiviamo appena proprio l'avversario fa una magia o una trappola, cioè anche se attiva Ricastro Goblin, praticamente è da attivare quasi sicuramente. Altrimenti, magari è meglio attivarla solo se l'avversario proprio fa una mossa, insomma, una carta che dobbiamo annullargli, altrimenti siamo fottuti. Diciamo che il concetto del mazzo è sempre che le controtrappole, se abbiamo Artemis o Meltiel, soprattutto col Santuario nel Cielo in campo, è bene
attivarle appena possiamo, altrimenti bisogna valutare perché magari ci può servire al turno dopo la controtrappola per poter pescare di Artemis che magari lo peschiamo dopo, eccetera, eccetera. Quindi bisogna sempre un po' capire quando giocare cosa. Poi un paio di controtrappole in 2x, io ho messo tirare il tappeto, la quale si può attivare solo quando si attiva l'effetto di un mostro perché è stato evocato tramite evocazione normale, che detto così non è molto chiaro, ma per intenderci, questa era una carta che era uscita praticamente per contrastare soprattutto i monarchi, proprio perché i loro effetti si attivano quando vengono evocati normalmente, cioè tramite tributo, ma è un'evocazione normale, come sapete. Inizialmente pensavo di giocarla di side, solo contro appunto gente che gioca Caius, in generale i monarchi, eccetera eccetera. Al suo posto giocavo ritorno forzato che annulla un'evocazione normale o scoperta dell'avversario e gli rimanda in mano un mostro. Alla fine però l'ho messa di main perché effettivamente Caius è molto diffuso nel formato e anche altri mostri che quando vengono evocati normalmente attivano l'effetto sono piuttosto diffusi, pensiamo a Stratos o il drago delle macerie e così via. Perciò alla fine l'ho messo un paio di main che comunque nel caso l'avversario non usi più di tanto invece, effetti che partono quando i mostri vengono evocati normalmente, possiamo benissimo sostituirla con altro tipo di side. Potremmo giocare appunto ritorno forzato, come dicevo, che è comunque parecchio buona, e oppure la controparte di tirare il tappeto per le evocazioni speciali, che è volteggio della rondine. Fa la stessa cosa, però con i mostri che entrano e hanno un effetto quando entrano speciali. Un esempio su tutti, Drago Rosanera. Attenzione comunque che queste due controtrappole non partono con gli effetti innescati, ovvero quelli che possono essere attivati in priorità quando il mostro entra, tipo non può annullare l'effetto di Cacciatore Cecchino o Volteggio della Rondine non può annullare Drago del Giudizio o Drago Armato Oscuro, perché comunque sono tutti effetti che sceglie l'avversario se attivarli o no. Quindi solo roba che è obbligatoria da attivare quando il mostro entra normale o speciale nel caso dell'altra carta. Simile a tirare il tappeto, ma specifica proprio contro i monarchi, comunque c'è anche intercettare, che è sempre una controtrappola che si attiva sempre quando un mostro evocato però tramite tributo attiva il proprio effetto e invece di distruggerlo gli rubate il mostro. Però in quel caso ricordate che l'effetto del monarca parte, quindi diciamo che è simpatica come carta contro quel mazzo lì, però non è detta che sia meglio di tirare il tappeto, bisogna un po' vedere. Comunque la preferisco tirare il tappeto rispetto alle altre, anche perché annulla proprio l'effetto del mostro. Questo vuol dire che se abbiamo Vandalgion, entra e attiviamo l'effetto, quello di rievocare un mostro dal cimitero, che può essere un altro Vandalgion, può essere Artemis o Meltiel, quindi insomma è buona come cosa. Però sempre per annullare gli effetti dei mostri, ci sono anche un paio di Ira Divina, la quale al costo di scartare una carta dalla propria mano, che in teoria di solito non è un grosso problema perché comunque giochiamo praticamente tutto in 3x, quindi qualcosa ci può anche stare di scartarlo, annulliamo l'effetto di un mostro qualsiasi, quindi la possiamo attivare veramente quando ci pare, appunto quando un effetto viene attivato, e lo annulliamo per l'appunto, che è sempre una cosa molto ottima, e a quel punto Vandalgion può entrare e attivare sempre quell'effetto lì di rievocare un mostro dal cimitero. Finiamo con le monocopie, tutte obbligate, tra cui ovviamente Firelich e Surtile. Avremmo potuto annullare veramente tranquillamente di continuo quello che volevamo, recuperare life points con Meltiel, quindi non era un problema pagarne metà, o perlomeno era meno un problema, però niente, purtroppo è a uno, perciò insomma, il mazzo comunque gira abbastanza, però tocca starci un po' più attenti. A dire la verità, questo mazzo è una rielaborazione in formato Edison di un mazzo che avevo fatto su Tag Force con le banlist del 2007-2008, giù di lì, insomma. Infatti, se ci si fa caso, nessuna carta va oltre quel periodo lì di questo mazzo. E per l'appunto lì il Solenne era 3 e ricordo che il mazzo girava comunque benino, o comunque meglio, grazie a tre solenni, ma quello è ovvio. Però per portarvelo in versione Edison abbiamo dovuto limitare a uno il solenne. Le ultime trappole che giochiamo non sono delle controtrappole, ma sono, insomma, si commentano da sole, richiamo del posseduto e forza riflessa sono sempre e comunque carte con effetti generici fortissimi. Richiamo, tra l'altro, ci può servire molto per rievocarci Artemis o Meltiel dal cimitero, ma anche lo stesso Vandalgion, dato che possiamo.
E vabbè, forza riflessa per pararci il culo, sempre comunque. Il mazzo, ovviamente, dovendo vedere delle carte un po' precise per poter girare veramente, ha un rischio legno parecchio elevato. Quindi è veramente un mazzo scazzone così, poi rompicoglioni a dir poco per l'avversario che si ritrova a non poter fare un cazzo. Che se gira bene, che inizia già con un Artemis, magari abbastanza controtrappole di quelle attivabili comunque per annullare le mosse dell'avversario, ma anche di quelle attivabili così a muzzo quando vogliamo, è veramente parecchio stronzo in quel caso e riesce davvero a non far fare più niente di niente all'avversario. Tutte le altre volte le prenderà molto probabilmente, ma pazienza, è comunque un mazzo divertente quando gira. I replay che vi farò vedere a fine video sono solo 4 questa volta, non ve ne ho fatti 27.000 come al solito. Tanto il senso del mazzo si capisce anche da quei replay lì. Comunque quei quattro sono tre contro lo stesso mazzo, che era una specie di fedele della luce con gli eroi malvagi, cioè Malicious Edge, quelle robe lì. Quindi comunque un for fun. E anche l'altro replay è un contro un mazzo for fun, un mazzo fata praticamente. Mi sembra che fosse con Tethys, la dea della luce, roba del genere, anche se lì nel replay non si vede. Comunque era un mazzo for fun del genere che comunque nel formato ogni tanto si vede ed è non male. Fatemi sapere che cosa ne pensate del mazzo nei commenti se vi va e non mi rimane altro che invitarvi a iscrivervi spontaneamente al canale. Perché nel caso non vogliate farlo, cosa vi aspettate che faccia? Vi aspettate che vi mandi a casa roba tipo Vandalion, eh? Roba stronza e grossa, eh? Ebbene sì. Se non vi iscrivete al canale, vi mando a casa tirare il tappeto. Cioè, lo prendo e ve lo lancio proprio dentro la finestra aperta di casa. Magicamente diventa un tappeto che vi cade sulla testa e vi farà abbastanza bua. Vi ho fregati stavolta. Per la gradevolissima, soprattutto per l'avversario, lista di oggi, questo è tutto. Vi lascio ai replay e vi do appuntamento ai prossimi video del canale. I saluti sono distinti.